come poter chiudere la prima edizione della Summer School 2017 con il professore Giulio Barni, la cui fama di ricercatore è evidente, ricercatore in anatomia umana presso il Dipartimento di Anatomia Umana e Fisiologia prestato dell'Università di Firenze, professore ordinario di anatomia umana presso l'Ateneo Magna Grecia di Catanzaro. I suoi campi di ricerca e di interesse sono molteplici, come molteplici sono le sue pubblicazioni. Io non sono un esperto della scienza medica perché provengo dalla filosofia, posso solo leggere quello che abbiamo scritto, cioè che il professore Barni si interessa alla identificazione di bersagli molecolari in cellule neuroplastiche mediante l'utilizzo della tecnica del silenziamento genico. E il senso di questi giorni è stato quello di fare un'alternanza scuola-lavoro dedicata specificamente al liceo, intesa sia come formazione culturale qualificata con esperti provenienti dal mondo accademico, dal mondo della ricerca universitaria, sia come gestione degli eventi culturali. Il tema scelto quest'anno, scienza e filosofia dal 500 e 700, è sicuramente molto affascinante ed è stato il filo conduttore che ha legato queste giornate, dove abbiamo avuto modo di dialogare sul ruolo che ha avuto il Rinascimento italiano e i filosofi italiani nel elaborare la nuova immagine della natura, funzionare alla scienza, con lo stretto rapporto tra la scienza medica. Abbiamo parlato di Deleuze, di Campanelli, abbiamo visto il film su Giordano Bruno, e con la professoressa Misiano, la direttrice del Planetario, abbiamo affrontato la rivoluzione astronomica. Oggi abbiamo la possibilità di poter dialogare, ascoltare il professore Barni sul tema i progressi della scienza medica tra Rinascimento ed età moderna. Un tema ampio, un tema affascinante, perché il rapporto tra la medicina e il sapere umanistico è uno degli aspetti fondamentali della civiltà moderna. Anche oggi c'è un'attenzione enorme e il professore vi spiegherà benissimo come sta cambiando la medicina nei rapporti con i pazienti, con le grandi tematiche legate alla tecnologia. Io ringrazio il dirigente scolastico che ha sposato la causa della Summer School e ci ha incoraggiato, ci ha sostenuto e ha voluto fortemente tutto questo. Guardate che non è scontato che la scuola faccia queste cose. E quindi lo ringrazio, ringrazio tutti i ragazzi. L'ultimo giorno di scuola siete tutti presenti, questo è un bel segnale. Significa che siete interessati alla formazione. Ringrazio la professoressa Colica con cui ho condiviso questo cammino della Summer School e cedo la parola al professore Barni. Grazie, io ringrazio voi, ringrazio il preside, tutti i docenti, soprattutto voi, proprio l'ultimo giorno di scuola, insomma, sicché stare qua, insomma, per me è un piacere dialogare con voi. Io qua, come diceva il preside, io sono fiorentino, ma insomma, magari si sente, ma ormai da 20 anni abito qua in Calabria, a Soverato. Per cui qua a Serra io vengo tutti i fine settimana perché in queste foreste, diciamo così, ci sto benissimo, faccio le mie passeggiate, sicché qua mi sento proprio a casa mia e dunque vi ringrazio anche per questo motivo di avermi invitato. Allora, come dicevo al professore che ha parlato prima di me, mi piacerebbe, se non mi fa dormire, dopo una
fare con voi un dibattito, una chiacchierata, se sono stato capace di suscitare in voi qualche interesse, perché questo è lo scopo, no? Cercare di attualizzare. Io vi parlerò della medicina, velocemente, della medicina di un tempo, per paragonarla alla medicina attuale. Mi interessa questo. Magari qualcuno di voi è interessato agli studi medici o agli infermieristici, alle professioni sanitarie, e dunque mi interessa farvi vedere come la scienza medica, dico scienza e no arte medica, anche se non è una locuzione giusta, perché la scienza cerca nel tempo di costruirsi sempre di più da un punto di vista scientifico, è atto nel base la matematica, la fisica, come diciamo bussola, però ancora non siamo a questi livelli. E un tempo appunto le cose erano ancora più lontane dalle scienze esatte, per cui questi cambiamenti che cercherò di evidenziare hanno un riscontro importante nel rapporto medico-paziente, che quando studiavo io, voglio dire, io ho 64 anni, che quando io ero un giovane medico il rapporto medico-paziente veniva descritto all'interno di una cornice che si definiva paternalismo medico. Che cosa era il paternalismo medico? Era che il bene del malato lo decideva il medico, ok? E si faceva così. Tu andavi a operarti per un'ulcera gastrica allo stomaco, lui, il chirurgo ti operava, ti vedeva l'appendicite che secondo lui non gli piaceva, te la levava, non ti aveva detto prima nulla, dopo quando ti riusciva tu ti svegliavi, dice come l'è andata? Sì, ti ho tolto lo stomaco, non basta, mettiamo un'ulcera brutta, ma ti ho tolto anche l'appendice perché mi sembrava brutta. E di solito il malato diceva, perché si fidava ciecamente del medico, se tu l'ha fatto vuol dire che ce n'era bisogno. Se fate oggi un passo così, andate direttamente in galera, ok? Perché? Perché la qualità della vita, come un paziente sceglie di vivere, senza una gamba, se deve essere amputato, tante altre cose, non lo decide più il, per esempio uno dice se non ti taglio il piede, se non ti curi vai in gangrena e poi ti tocca a tagliarti il piede, ma non lo puoi obbligare questo paziente, anche se a te o anche alla maggior parte delle persone ti sembra una cosa logica curarsi per prevenire e evitare l'amputazione, non per tutti è così. O che ci piaccia o che non ci piaccia, ci vuole, ecco che da quando appunto ero un giovane medico e erano queste le regole del paternalismo medico, oggi si parla di medicina liberale, e cioè ci vuole consenso informato. Voi non potete mai mettere le mani su un paziente prima che lui non abbia acconsentito anche in fin di vita. Anche, cioè, se io ho un infarto ora e non voglio andare a curarmi, nessuno, nemmeno i carabinieri, mi possono obbligare a salire in ambulanza. Ok? Questa è la situazione. Come siamo arrivati a questa situazione? A questo rapporto medico-paziente? La storia è lunga, noi la si farà molto breve, però è sempre, ecco, fate bene, i vostri insegnanti fanno bene a inquadrare le problematiche attuali in senso storico, nella storia profonda, si dice in senso diacronico, perché se non facessimo così si correrebbe il rischio di incontrare quella fallacia astorica ben presente agli storici, cioè ti sembra di scoprire l'acqua calda, ma l'acqua calda l'è già stata scoperta,
Per cui voglio dire, le novità ti possono sembrare novità, comportamenti nuovi, scoperte nuove, e invece possono essere anche comportamenti nuovi, scoperte nuove, ma hanno una genesi, un inizio che non è immediato, ma che appunto risulta lontano e graduato nel tempo. E allora, prima di arrivare alla scienza medica, io vi parlerò di questo, della scienza medica, del 5, 6, 700, che in pratica è uguale a questa. Qui siamo nel quarto, quinto, sesto secolo avanti Cristo, ma la medicina non è cambiata fino al 1000-1500, perché si basava sostanzialmente sia da un punto di vista comportamentale, come si comportava il medico nei confronti del paziente, sia da un punto di vista tecnico, si basava sulla medicina ippocratica. Ippocratica, che diciamo, Ippocrate fu stato un grande diciamo scienziato medico, anche Litteram, e di solito ci si, per evidenziare questa peculiarità di Ippocrate, di solito quando ci si laurea si recita il giuramento di Ippocrate. Vi farò vedere che mentre l'approccio naturalistico allo studio della malattia è rimasto dove Ippocrate fu un antesignano dello studio della natura, dello studio dei problemi della salute dell'uomo, senza nessun diciamo intercapedine religiosa o magica, e difatti iniziò la medicina tra virgolette né magica né, perché al tempo di Aristotele c'era la medicina religiosa, c'era la medicina magica e c'era la medicina dei medici, che cercavano, come lui faceva, di studiare la natura con gli strumenti che la vista, l'udito, il pensiero, privi di misteri, privi di appunto pensieri non logico-razionali, tipo appunto la magia. Per cui in questo Ippocrate riveste un ruolo primario, no? Archetipo, si comincia da lui di solito. Ora non voglio entrare, ci sono tante dispute, e qui in Calabria, alla Magna Grecia, Alcmeone di Crotone, no? Prima di lui, che dissezionava i crani e capì che il pensiero non era localizzato in altri organi, che non, no? Fu il primo a capire, insomma, l'origine della provenienza del pensiero dalla materia cerebrale, che si parla ancora di tempi precedenti a quelli di, ma non voglio fare una storia troppo bellissima, ci interessa questo. Vi dicevo invece che Ippocrate considerava, e questa c'è un gap, uno hiatus, una cesura tra si intendeva Ippocrate la malattia, la natura della malattia, e come la intendiamo oggi. E in questo qui, invece, in questa diapositiva, voi vedete il lato che io reputo positivo, di l'approccio positivo di Ippocrate alla malattia. Qui si parlava della malattia sacra, ecco il discorso, non religioso, non magico, ma naturalistico. E a quel tempo si diceva, voi capite bene che a quel tempo, quando uno prendeva un coltello, prendeva e uccideva una persona, ok, lì si vedeva qual era la causa. Che tu prendi una lama, tu gli arrampini in pancia a una persona, tu vedi sgorgare il sangue, poi tu voglio dire, tu vedi che questo cade, ok? E se tu gli vai a dire guarda, scherzavo, si va a prendere un caffè, quello non ti segue, che tu capisci che la causa della morte, che tu lo capisci dopo, è stata la pugnalata. Ma quando, e questo lo capivano tutti, nel tempo piano piano l'hanno capito tutti, ma quando una persona comincia a muoversi, nessuno lo tocca, ok? È perché c'ha l'epilessia. Chi gliel'ha causata l'epilessia? Ce ne sono cause prossime, lontane? Non ce ne sono.
Dunque non si poteva indagare mistero, magia, punizione, la malattia sacra. Vuol dire che qualche cosa di male tu hai. Guardate, questo concetto di peccato relativo alla malattia e c'è ancora. Cioè, i malati di AIDS, per chi ha un certo tipo di credenza, è giustamente sono puniti perché trasgrediscono, non è cambiato niente. Come i malati di mente, le persone quando parlano sia del cancro, e chi farà il medico lo vedrà, del cancro e delle malattie mentali, parlano sempre sottovoce, come se avere una malattia psichiatrica fosse una colpa e come per avere un cancro fosse ugualmente una colpa. Che questo concetto di colpa, se io ho una menomazione, qualche guaio io l'ho commesso, c'è ancora, ok? Che non è scomparso. Ma Ippocrate cosa disse? Ma che malattia sacra è malattia sacra? Io la voglio indagare come indago le fratture. Quando lì le fratture gli era chiaro che le conoscevano, gli andavano in guerra e si menavano, ok? E poi cercavano di riottimizzare, no? Di comporre le fratture come meglio facevano. E allora lui iniziò in questo senso la nostra medicina moderna. Però ecco un però che riguarda gli scenari filosofici di allora, che oggi non ci sono più, e cioè l'importanza della natura. La natura aveva dei principi, degli assoluti, che poi erano anche assoluti morali. Qui dipingo una problematica, un concetto che poi riprenderemo, e cioè quello che si chiama la legge di Hume o di Moore, ok? E che cos'è questo? La legge di Hume dice questo, che da proposizioni descrittive non possiamo saltare a posizioni prescrittive. Quando io descrivo un fenomeno, da questo non ne deduco leggi che mi facciano, che derivano dalla descrizione di questo fenomeno. Per cui, che cosa vuol dire questo? Che quando io indago la natura, dalle leggi che io evinco, la forza di gravità, per esempio, no? La forza di gravità, oppure la legge di Darwin, no? La teoria dell'evoluzione di Darwin, che ha i suoi cambi, i suoi step, da questo non significa, per esempio, come è stato malamente detto, che nella società ci deve essere la legge dei più forti. Non è vero nulla. Cioè, il discorso della selezione naturale, dove il leone mangia la gazzella, non lo devi mai, e che è una legge, preda e predatore è una legge, c'è nulla da fare, non la puoi giudicare bene o male, ti piace o non ti piace, è una descrizione della natura. Poi il giudizio morale chi lo dà? Non lo dà mai la natura. Se l'embrione è una persona, lo stabilisce non l'età dell'embrione a 14 giorni, quando comincia il sistema nervoso, oppure a 7 mesi, lo danno gli uomini. I giudizi morali sono giudizi che con la natura non hanno niente a che vedere, sono giudizi che derivano dalle relazioni umane. Non guardate bene, che le cognizioni delle leggi di natura o le scoperte scientifiche non abbiano influenza sulle leggi morali, ce l'hanno e come, e ve lo farò vedere. Però sono due ambiti diversi. Al tempo di Ippocrate la natura era sacra e il medico non poteva trasformare gli esiti della natura. Difatti si diceva la natura medica se stessa, cioè è il dottore di se stessi, che il medico non poteva forzare come si fa oggi, come ha fatto la medicina moderna, che è una medicina dove l'artificiale non è più un qualcosa di malefico, ma è un qualcosa di sostanzialmente positivo, e tra artificiale e naturale
sostanzialmente non c'è quasi più differenza, ve lo farò vedere. La scienza nasce proprio con l'esaltazione dell'artificiale. Il canocchiale non c'è in natura. Avete fatto il dibattito su Galileo. Quando io vado a studiare il moto, ecco il riduzionismo, vi avranno parlato male del riduzionismo della scienza e hanno fatto molto male, perché la scienza è solo e esclusivamente riduzionista. Perché solo la riduzione, ma la riduzione dei fenomeni non si capisce tutto l'insieme, non si capirà mai. Ok? Questo lo facevano loro al tempo dove parlavano di essenza della natura. Ma come la capivano? La capivano pensandola, non facendo come Galileo, no? le sensate esperienze e le certe dimostrazioni. Era tutto un discorso di contemplazione sui principi primi, e la natura, il cosmo doveva essere armonico, finito, ok? C'erano gli emicicli degli astri, erano tondi perché dovevano essere tondi, ok? Questa era l'essenza della natura e tu non la potevi modificare. La medicina moderna è solo una contrastare la natura. Se io ho un infarto, l'infarto gli è naturale. Se c'è un terremoto, il terremoto gli è naturale. E come si fa? Io cerco, vi farò vedere, di utilizzare degli artifici, degli stent, dei tubi che oggi si mettono dall'arteria femorale alle coronarie, che non ci sono in natura. L'aspirina, che salva milioni di vite tutti gli anni nel mondo, non c'è in natura. I sismografi per prevedere terremoti in natura non ci sono. Per cui noi siamo, i medici sono contrastatori della natura. Non, come si diceva al tempo di Ippocrate, degli ascoltatori della natura, e si astenevano nel manipolarla. Oggi noi la natura la manipoliamo, e a mio avviso più che giustamente, perché la si manipola non perché uno sa che fare dalla mattina alla sera, ma per cercare di guarire le persone da tremende malattie, le Alzheimer, il tumore, così via. Ok? Allora il medico conosce che Ippocrate diceva: io lo so quali sono i fini della natura. Oggi si sa con Darwin che la natura, no, io prima parlavo del professore. Io e il professore magari abbiamo ambiti concettuali diversi, ok? Ed è bello che sia così, no? Voi siamo in una istituzione pubblica e noi abbiamo l'obbligo di non indottrinarvi in una maniera o in un'altra. Io cercherò di presentare nella maniera più corretta possibile, spero, le varie opzioni e delle scelte antropologiche ed esistenziali che condizionano, insomma, in questo caso il rapporto medico-paziente, o comunque il rapporto uomo-natura nel corso della scienza. Come ci siamo rapportati a questa natura? Avete all'inizio la magia della religione, e Ippocrate dice: guardiamo la natura da un punto di vista scientifico, però fino a un certo punto. Oggi questo fino a un certo punto gli è sorpassato. Non c'è più un punto, perché noi laicamente, scientificamente, il caso e la necessità, Giacomo, no, non c'è un finalismo della natura. Io vi sto parlando dal punto di vista laico. Chi pensa in maniera religiosa, il finalismo ce l'ha, ma qui noi non possiamo parlare di religione, ok? Si deve parlare in termini scientifici, in termini argomentati. Poi si parlerà anche di religione, perché questa tecnologia che entra nel quotidiano di tutti noi scombussola dei paradigmi antropologici indubbi che ci sono, però va distinto questi ambiti, ne riparleremo. Per cui la vita è sempre un bene, questo ricorrerà, la vita è sempre un bene. Oggi alla Camera, non lo so, no, oggi, in questi giorni hanno approvato, mi sembra, siamo l'ultimo paese al mondo
che non ha una legge sul testamento biologico, non so se lo sapete che cos'è il testamento biologico, insomma le dichiarazioni di fine vita, no? Per cui giusto o sbagliato, nei paesi sviluppati la c'è questa legge. E che si basa su un concetto nuovo, moderno, non di sacralità della vita in senso religioso, che c'è e che è condiviso da tantissime persone, ma oggi si parla, altri invece condividono un altro paradigma, quello della qualità della vita, lo vedremo, ok? Che voi vi dovete, sviluppare le vostre idee su, per esempio, parlando di questo, su questi due grandi filoni. Che la vita è sempre positiva, ok? La natura ci ha dei fini, se io muoio vuol dire che devo morire. Ci siamo, Ippocrate, e però questo motivo è rimasto. Allora, voglio andare qui, voi avete chiamato la professoressa, mi ha detto il professore dall'Unical, io conosco bene Bondi, che è un grande storico, no? di Bernardino Telesio, ha scritto questo bellissimo libro, Piccolino Natura. Quando si parla appunto la natura, la dei finalismi, nessuno sa che cosa vuol dire natura. La natura è un termine più polisemico, cioè più diciamo interpretato, non c'è. Se fosse così ovvio definire la natura, definire le leggi di natura, tutti acconsentiremmo, ma nessuno, a tutt'oggi non c'è un consenso su quello che sono le leggi di natura, su quello che significa la parola natura, per dire non è così naturale capire che cos'è la natura, addirittura è un termine che più culturale non si può, pensateci bene, no? La cultura secondo la religione, la cultura secondo i laici, la cultura secondo certe la natura secondo altre filosofie, ognuna, filosofi, scienziati, religiosi, hanno un concetto di natura diverso. Per cui non è così naturale, e come quando purtroppo si dice, per conto mio, in base a quello che dicevo prima, che natura, quando si dice voglio un cibo naturale, voglio fare le cose naturali, sembra che questo concetto, non sembra, è un concetto che ha insito un giudizio di valore, cioè naturale gli è buono e bello, almeno buono, bello può essere brutto, ma insomma, ma gli è buono. Questo è sbagliato, l'ho già detto. Naturale non è assolutamente buono, ok? I serpenti, i ragni, i virus sono naturalisti e li ammazzano un sacco di persone tutti gli anni, ok? Se dire naturale un po' di nulla, è quel concetto che vi ho detto. Naturale è una descrizione e dire che è buono si va in un altro paradigma. Se è buono o no lo stabiliamo noi, non la natura. Allora, non c'è scritto niente della natura, se è buona o no. Allora voglio andare, andiamo velocemente all'anatomia che negli anni che ci stiamo nel 1400, 1500, 1600, questa medicina che con Ippocrate che cos'era? Una medicina osservazionale, si osservava se uno si rompeva una gamba, se uno veniva ferito, si osservava e si fa, che cosa diceva Socrate, Ippocrate, visto la limitatezza delle terapie, primo non nuocere, un grande detto di Ippocrate, no? Oggi si mantiene questo detto, gli è chiaro, anche oggi il medico la prima cosa che deve fare è non fare il danno al paziente, ok? Però questo primo non nocere a quei tempi ippocratici gli era dovuto anche all'ignoranza totale, non, le terapie le uccidevano, allora tutte le volte tu facevi qualcosa e tu quasi sempre tu danneggiavi, ok? Oggi non è così,
Oggi bisogna stare attenti a non fare danno, ma tu c'hai un sacco di strumenti e quindi introduco che tu devi scegliere. Il medico non può astenersi. Se il paziente dice curami, no, perché tu c'hai un ventaglio di terapie, ok? E te, medico, con la tua saggezza, tu devi scegliere quale ti sembra, in accordo col malato, la più giusta. Vi anticipo un discorso sul rischio, anche di, non so se ne avrete mai parlato a scuola o in questo summer school, del concetto di precauzione. Il progetto di precauzione è una balla, ok? Lo dico in maniera provocatoria, ma è una balla. Che cosa vuol dire il concetto di precauzione? Dice, ma i rischi, uno prima di fare una cosa e bisogna che guardi i rischi, gli effetti collaterali, questo lo sanno anche i bambini, ok? Se fosse così facile prevedere i rischi di tutto quello che noi facciamo, sarebbe semplice, ma non è stato così e non sarà mai così. Allora non bisogna prendere le precauzioni, certo che bisogna prenderle, ma in base alle tue conoscenze. Se te tu conosci un farmaco, voi sapete l'aspirina, non parlate prima, se voi l'aspirina salva milioni di vite, ma voi sapete che fa anche tanti morti tutti gli anni, fa dei buchi rossi nello stomaco, ulcere gastriche, effetti collaterali. Se voi prendete qualsiasi farmaco e leggete in quello che si chiama il bugiardino, voi non prendereste mai più un farmaco, perché intanto prima di prenderlo, prima lo leggete, ci vuole una settimana e siete già morti, perché l'avete visto quanti effetti collaterali, no? Diciamo, allora lo potevo prendere, ma anche tardi, c'è già quelli incappucciati lì. Il concetto di rischio è un concetto da tenere presente e i principi precauzionali sono fondamentali, ma tu li puoi evidenziare in base alle conoscenze che hai. E come tu fai a saperlo? Ecco la sperimentazione, ecco gli animali. Voi sarete tutti animalisti, con i gattini, i canini, e dunque che la medicina deve fare altrimenti, perché vi hanno parlato della vivisezione, stupidamente la vivisezione non esiste, ok? Esistita ma non esiste. Oggi ci sono delle leggi per gli scapolari delle università e degli ospedali che sono più rigidi di qualsiasi altra norma, anche nei confronti dei pazienti, per dire, dico, in maniera assurda. Per cui come si fa a capire se un farmaco è dannoso o no? Come si fece? Oggi in Italia si poteva fare addirittura delle altre leggi ancora più restrittive delle norme sulla sperimentazione animale di quelle europee. Nel 61, vabbè qui siete tutti giovani, sicché, ma forse avete visto un film, quello della talidomide. Nel 61 le donne in gravidanza prendevano appunto la talidomide, ok? Che era un antinausea. Non era stata sperimentata perché le topoline, dopo la talidomide si cominciò, perché si sperimentava solamente sui topi, non maschi. Non ci si preoccupava se la topolina la prendeva il farmaco, le conseguenze nel topolino che doveva nascere. La talidomide, questo farmaco, sperimentato solamente sui topolini maschi, si vide dopo e non aveva effetti. Si vide dopo, purtroppo, che nelle donne, in alcune di queste donne provocava quella che era la focomelia. La focomelia è una malformazione congenita agli arti. Ora, questi bambini venivano con degli arti, nascevano con degli arti malformati. Allora si disse, bisogna sperimentare sulle topoline, e così appunto si capì che questa talidomide passava la placenta, e oggi non, secondo gli animalisti e secondo tanti sostenitori, queste cose non si possono fare.
come vi farò vedere, non si può studiare il tumore umano nel topolino, perché oggi ci sono degli studi che si chiamano l'umanizzazione del topolino. Io ho un bel tumore qua, mi prendo le cellule al polmone e gliele inietto nel circolo al topolino e studio il mio tumore, perché vedete, quando voi vi innamorate dei cagnolini e dei gattini, vi porterei nei reparti di oncologia pediatrica, ok? Allora, se voi decidete di studiare i farmaci su questi bambini, se la società democrazia fa un referendum, cioè, ma chi è cittadino, ok? Bene, allora torniamo a noi, a questo è il teatro anatomico, siamo a Paola, è stupendo, c'è ancora. E l'anatomia, vedete la storia da Ippocrate. Guardate, sembra impossibile, no? Parlate di Ippocrate e il dopo Cristo, c'è di sempre il dopo Cristo nel primo due, c'è Galeno, un altro nome popolare della medicina, Galeno. Allora, fino al 1500, Galeno, per dirvi, poi vi farò vedere dove siamo arrivati e da come siamo partiti, dalla natura che cura se stessa a Galeno in pratica non aveva mai fatto dissezione, aveva aperto degli animali, dissezionato degli animali, e siccome diceva diciamo siamo tutte specie animali, se alcuni cani, topi erano molto simili all'uomo, sicché cosa vuoi aprire, anche perché c'erano condizioni sociali, religiose, per cui era difficile, e siccome era difficile, e siccome c'era questo assunto, queste due cose, difficile nel contesto culturale del tempo, che è rimasto fino a tardi, fino al 1900, perché per dissezionare un cadavere ce n'è voluta, anche oggi, per esempio, quando un paziente muore in ospedale, sto facendo cronaca ma non dando giudizi, la famiglia non ha mai piacere se il medico dice noi vorremmo fare un'autopsia per vedere che cosa è morto, per capire, i parenti non hanno piacere, no? Ma questo è un dato di fatto, è giusto o sbagliato, è così, ok? Sicché figuriamoci centinaia di anni fa, dove appunto c'erano altre istituzioni, altre contesti culturali, per cui che cosa si faceva? Siamo arrivati a noi e vedete qui è una dissezione, e fino al tempo sostanzialmente del 1003-1004 anche Mondino De Guzzi, che è il primo che ha fatto di Bologna la dissezione, siamo nel 1003, che si faceva? Si prendeva, attenzione, i libri di Galeno, si leggevano, quello laggiù che è il medico giovane che legge, è come la filosofia scolastica, c'è il lettore, quello stenso, quello che ti fa vedere e quello che taglia, e poi c'è la disputatio, e poi si discute. Questo era il quadro di riferimento della filosofia scolastica medievale. E allora che si faceva? Si prendeva il libro di Galeno, che derivava la sua anatomia umana dagli animali, e dunque c'era scritto delle fandonie tremende, degli sbagli grossissimi, quello leggeva, ok? Per esempio, sapere, Galeno aveva detto che il fegato gli era 5 volte pentalobato, no? Allora questi aprono, luce al coltello, il settore, dissettore, questo qui rosso fa vedere agli altri, perché il settore era, voglio dire, deve essere un barbiere, uno che sa bene manipolare, ma non sa evidenziare e dire che cosa evidenzia il suo taglio. E allora c'era quello che lo spiegava, ok? Allora, Galeno dice che nella questa parte, ecco, quando destro, c'è un fegato diviso in 5 parti. Vanno a vedere, non era così, ma nessuno che dicesse. Allora provavano le scuse, è confabulare, vuol dire che questa persona invece l'avrà avuto quella cosa, sarà una variazione individuale. Trovavano tutte queste scuse pur di
di far fede a quello che c'era scritto. Ok? Se fino al 1300 siamo andati avanti così, assolutamente ignoranti dell'anatomia umana, per, di come siamo fatti, perché c'era l'ipsit, l'autoritas, il principio dell'autorità di Galeno. E chi era nell'università? Perché poi la scienza è nata fuori, l'hanno detto, la scienza è nata nell'Accademia, nella Royal Society, nell'Accademia dei Licei, perché nell'università, voglio dire, c'era tutto un pedigree, un cursus honorum che tu dovevi, come si fa ora, no? Ora c'è molta più libertà, però ci sono dei crismi, tu devi pubblicare certe cose, certi argomenti, a quei tempi è uguale. Galeno si discute, un po' sbagliato Galeno, ok? E invece c'è chi disse no, mi sbaglia Vesalio, il grande per noi, a parte anatomisti, un grande della scienza, che eccolo qua, il Andrea Vesalio, che scrisse questo bellissimo libro, La fabbrica del corpo umano. Per chi volesse fare medicina, c'è questo libro stupendo, che non è un libro di storia dell'anatomia, ma un bellissimo libro di storia delle idee. È questo di Andrea, cercate il libro, vedete, libri e dissezioni. Cosa significa libri e dissezioni? Prima c'era un discorso, sto dicendo provocatoriamente, finto, no? Scritto nei libri, quello che gli passava nella testa a Galeno e ci si doveva adeguare. Con Vesalio, che vi faccio vedere, ora qui non vediamo se, non si vede molto bene, ma insomma è Vesalio stesso, il professore, che apre con i bisturi il corpo, chiama fuori dall'università il popolo, erano dissezioni anche dove partecipavano gli studenti, del volte anche il popolo, perché la conoscenza non doveva essere misteriosa per gli esoterica, per gli adepti, ma la conoscenza deve, questo è uno dei, diciamo, pilastri della scienza, che non c'è mistero. Quando noi pubblichiamo un lavoro, ti va, lo mandi in giro nel mondo, tu non sai quali sono i giudici, i referì, perché non ci deve essere raccomandazione o familiarizzazione, e ti giudicano. E l'esperimento che ho fatto deve essere così scritto bene che in Alaska lo possono rifare. Lo rifanno e vedono che tu hai sbagliato e tu devi ritirare il lavoro. Il lavoro scientifico è pubblico. Galileo gli scrisse in latino, no? Il Dante, no? Perché volevano farsi leggere a un pubblico che non solamente più vasto che non l'elite, perché quando si dice elite si dice potere, si dice un sapere condiviso da pochi. Invece la scienza è democratica fino a un certo punto. Democratica, come farò vedere, è democratica perché è un sapere pubblico. Ok? Che si va in, come la democrazia, uno va, come uno va in piazza a dire io la penso così, poi si alza un altro e dice il contrario, nella scienza è uguale. Io ho scoperto questo, cioè, è democratica, ma non totalmente democratica, perché come diceva Galileo, qui non posso far vedere, ma tanto lo dava il professore, Galileo cosa diceva? La scienza è del come correre, non come portare. E siete dei cavalli, se voi prendete un puro sangue che va velocissimo, uno, e prendete 100 cavalli da traino, 100, e li fate correre, anche se vi è solo, e vince il puro sangue. E così Galileo gli era solo, ma gli aveva ragione. Cioè, avere consenso su una posizione, quello che dice la maggioranza, per la scienza è un conta nulla. Perché anche un premio Nobel può essere smentito. Ci siamo, non c'è un principio di maggioranza. La scienza è democratica perché è un sapere diffuso e pubblico. Ma la verità della scienza non è democratica. La verità è una.
poi si può vedere se si parla di verità o di, come è meglio dire, come dice il filosofo emerito della scienza Carlo Cellucci, di plausibilità. Ma questo è un altro discorso. La verità è una, non può essere condizionata dai numeri. Se la maggioranza dice che il sole che gira intorno a come l'era, come si diceva, la sbagliava la maggioranza, ok? Allora, con Vesalio invece cosa si dice? No, io voglio vedere dove, che cosa c'è dentro il corpo umano, e se nel libro c'è scritto cose diverse, va cambiato il libro. Allora, dal libro di Galeno si andava al corpo umano, vinceva il libro, e il corpo umano è come se non si considerasse. Con Vesalio invece dell'opposto. Lui scrisse questi libri partendo dal corpo umano e le sue esperienze, le sue conoscenze le ha trasferite nel libro. Questo voleva dire che l'anatomia diventava una scienza storica e non fissata dal libro di Galeno, perché quelli che sono venuti dopo Vesalio hanno implementato, e per questo è Vesalio che fa vedere, no? Che è stato lui, e per esempio questo è un altro grande, Harvey, e qui si entra nella problematica del meccanicismo con Cartesio, no? l'uomo macchina, no? Oggi fino a poco tempo fa l'intelligenza artificiale veniva assimilata il cervello umano veniva assimilato a un computer, no? Ai tempi di perché questa era la metafora dell'intelligenza artificiale, funzionamento del cervello, come funziona il cervello? Con un computer, perché è la metafora che più si avvicina al funzionamento del cervello. Poi si è capito che non è vero niente, non è vero, se dicono che è un funzionamento del computer, ormai si sbaglia, si sa, l'intelligenza artificiale ha delle caratteristiche e si cerca di studiare il sistema nervoso per quello che è e senza sostanzialmente metafore. Il sistema nervoso ha delle caratteristiche che hanno anche i computer, ovviamente, la memoria per esempio. Volete mettere la memoria del computer con la memoria del cervello, volete mettere la computazione, cioè la velocità in cui un computer fa le operazioni. Per cui queste caratteristiche ci sono nel cervello, ci sono nel computer, il computer alcune le fa meglio del cervello, ma come le fa il cervello non si può capire studiando i computer, si capisce studiando il cervello. Infatti del cervello di cosa si sa? Sostanzialmente nulla, si sa sostanzialmente niente. Addirittura oggi si mette in discussione il libero arbitrio, ma su questo non voglio entrare, ok? Le neuroscienze mettono in dubbio l'esistenza del libero arbitrio. Allora, allora vado veloce. A che ora finisce? Alle 10:30? No, come voi me lo potete dire, tanto noi non ci vediamo più, sicché buttatevi i pomodori, va bene, va tutto bene. Se vi scoccio, si finisce, ditemelo, io ci avrei un altro quarto d'ora. Va benissimo, anzi, un quarto d'ora. Lascio dunque certe problematiche, quelle di Galileo, che le avete fatte, e allora arrivo a questa qua, a questa problematica, un altro salto della medicina è questo. Questo qua, Claude Bernard, diciamo, no? La medicina osservazionale, quella del nostro Ippocrate, poi la medicina che ci fa vedere il corpo, diciamo il paziente, il malato e non la malattia, o tutte e due insieme, ha questa svolta qua, con Claude Bernard, dove si studia fuori del malato la malattia. È lui che è l'iniziatore della medicina sperimentale. Studiava il diabete e lo studiava. Guardate, questo è un salto fondamentale. Ecco il discorso che facevo degli animali e così via.
delle cellule di cultura, ora veniamo alla medicina moderna, che nasce qua. Io non studio più, non mi concentro più con Claude Bernard sulla malattia che vedo dentro questo corpo, ma la ricostruisco o, come si fa ora, in laboratorio, con le cellule, con i trapianti negli animali, ok? Oppure, come faceva lui, negli animali. Il diabete lo studiò e scoprì la funzione glicogenosica del feto, va bene, e scoprì una tappa fondamentale nel, diciamo, metabolismo epatico per quanto riguarda lo zucchero, ma non lo studiò nel corpo del malato che aveva il diabete, estrapolò questa malattia e la studiò nell'animale. Già questo è un passo che ci anticipa quello che fece Pauling. Pauling scoprì, insomma, le positive ce l'avete, l'anemia falciforme. Cioè, allora non era più la malattia da un organo, dal fegato, dal pancreas, mi diventava la malattia di una proteina, l'emoglobina, pensate, no? Una molecola. Dunque io devo studiare per capire quella malattia, una molecola. Poi nel 53 vengono fuori Watson e Crick e ti dicono, guarda, noi si sa come funziona, come è fatto il filo di 4 miliardi di lettere più del filo arrotolato del DNA. Ci sono questi geni che determinano le proteine e dunque io ho le malattie genetiche ora. Studio i geni anche se non vedo il malato. Lo posso, su questo concetto di non vedere il malato, poi finirò su questo. Finirò su questo perché vi hanno raccontato delle favole che la tecnologia allontana il medico dal paziente. Questa è una favola che cercherò di smentire, ok? La tecnologia nella medicina l'ha fatto solo bene, difatti, parlo dei vaccini perché ora voglio dire tutte queste campagne antiscientifiche, i vaccini fanno l'autismo, cose da pazzi, ok? Smentite da tutta la scienza ufficiale, non voglio se poi. Ora quel bambino che è in galera, quello che diceva che con questa cellula tutti, guardate tutte le cellule staminali, si curava tutte le malattie. Allora vi dirò come l'età media, da quando non c'era la tecnologia, l'età media è 75-80 anni, quando la tecnologia non c'era si moriva a 35 anni. E si parla di un motivo anche prima di malattie infettive, ok? Se questo è tutto, diciamo, la distanza cattiva che la scienza medica ha messo nei confronti del malato, aumentando l'aspettativa di vita. Ci tornerò su questo. Allora, se che studio non il fegato, non nell'animale, scorporo la malattia, ma questo, ripeto, non è che io non mi voglia interessare, non voglia prendere cura del malato. Io me ne voglio, io, la medicina moderna, se ne vuol prendere così in cura, come vi ho detto all'inizio, vuol diventare sempre più scientifica, e per diventare sempre più scientifica ho bisogno di capire che una proteina mi può causare una malattia, la mia faccia. Che una malattia genetica mi può causare, appunto, che un difetto di un gene mi può causare tante altre malattie monogeniche oppure plurigeniche, ok? Sì che vado a studiare il gene, io non lo studio quando visito il paziente, non lo vedo il gene. Dunque devo trovare un sistema di laboratorio, quello che si dice, dal letto del paziente, oggi si dice, si parla di medicina traslazionale. Che cos'è la medicina traslazionale? Io posso prendere un prelievo di sangue dal paziente, vedere i suoi geni, prendere le cellule del paziente, metterle in un topo, vedere come evolvono, che il paziente, diciamo, viene da questo punto di vista scientifico, che è diverso, voglio sottolineare, dal prendersi cura. Ci tornerò su questo. Io per il bene del paziente devo prendere parti del paziente, cellule del paziente, e studiarle fuori dal suo corpo. Ma questo allontanarsi del medico dal corpo del paziente non è un abbandonarlo, è un fargli del bene, ok? Poi ve lo dirò questo.
E perché è andata così? Perché la scienza ha capito molto del tanto, molto, ma insomma ancora poco, molto del cervello, ma ancora poco, facendo così, facendo appunto del riduzionismo, vi dicevo. Perché l'olismo, per dice tutte le filosofie olistiche, bisogna capire tutto perché tutto si è in relazione con tutto. Questo non ha mai portato a niente. La medicina, quando, come dice Concinelli, si doveva studiare il moto, gli scienziati tolsero l'attrito. ma l'attrito c'è, ma per capire il moto che tu devi fare una situazione sperimentale, siccome non puoi tenere a bada tutte le variabili, per capire il moto tu devi chiamare fuori delle variabili che in natura ci sono, ma per capire il fenomeno te le devi togliere. E così si fa anche oggi. Perché la complessità da che cosa vi viene? Il bosone di Higgs, il che ci dice? Che sarà riduzionismo il bosone di Higgs? Però il bosone di Higgs ci dice che sappi tu quante altre la complessità la nasce dalla continua scoperta che il riduzionismo mi fa fare sulla complessità della materia. E non riuscirò mai a capire la materia, ma questo l'aveva capito anche Galileo, l'aveva capito Kant. Galileo diceva, noi si studia le affezioni, non l'essenza. Il noumeno kantiano, il noumeno sarebbe il noe, vorrebbe dire il pensato, quello che tu pensi, ma quello che tu pensi non lo puoi dimostrare. Io posso pensare che la natura deprezzevole la sia quella di renderci felici. Tu lo puoi pensare ma non lo dimostri. Questo gli è il noumeno deprezzevole, cioè inesistente. Ok? Per cui la medicina quella che c'è oggi è la medicina che va dal letto del malato al laboratorio e dal laboratorio torna al letto del malato, la farmacogenomica. Che cos'è la farmacogenomica? Voi sapete, l'aspirina è inutile che la pigli, non mi fa nulla, ok? Ci sono, perché abbiamo un assetto genico, che lo stesso farmaco a me mi funziona mille e a te nulla. Ma non è che ti è sbagliato il farmaco, è che il nostro assetto genico gli è diverso, e allora oggi si può studiare l'assetto genico di una popolazione, i cosiddetti polimorfismi. Noi siamo, no? Fatti tutti alla stessa maniera, ma non abbiamo, ovviamente, abbiamo delle piccole variazioni nel nostro DNA, ok? Che è il gruppo A, B, Z, tutte queste storie, i polimorfismi. Se mi studiano un farmaco che va bene a me, non è una medicina individualistica, perché io faccio parte di un gruppo e quelli uguali a me, quella medicina, la gli va bene anche a loro. Quando si parla di farmacogenomica si parla di medicina individualizzata, ma questo individualizzato non lo devi confondere con l'individuo singolo, perché il mio assetto genico di sicuro, se qui siamo 50 può per dire, ci sarà 5 che abbiamo può per dire, dico dei numeri, lo stesso assetto genico, per cui il farmaco che gli studiano per me e mi fa bene a me fa bene a altre 5 persone. Ok? Questo oggi si comincia, si comincia a fare. Vi faccio vedere la tecnologia, vediamo, questo è un tempo, guardiamo un po' il cervello, questo qua, questo era, vediamo il... vedete, ora qui non si vede perché va sotto, ma insomma, quello lì era un cervello normale e qua sotto, che non vedete, è la mia linea, si può vedere tutta la vita, allora, per dire che questo ci aveva l'Alzheimer, bisognava che aspettassi che questo morisse e gli faccio la polizia. La vedete la differenza, no? I ventricoli, quegli spazi là. Oggi, noi facciamo questo, ok? Vedete la differenza, queste macchine, no? Il neuroimaging, la PET, la risonanza magnetica, la frattografia, ve le faccio vedere, cose bellissime.
che la tecnologia oggi fa. E vedete, diciamo, nei rami dendritici nell'Alzheimer abbiamo questa perdita di questi contatti, le sinapsi, no? Che oggi si può evidenziare proprio con queste nuove indagini. Oggi vi faccio vedere, guardate, questo qua, se lo metto così, ok? Questo è un quadro astratto, questa è una trattografia. Il che è la trattografia? La trattografia è l'evidenziare le strade dei neuroni. Noi abbiamo 100 miliardi di neuroni e abbiamo 1 milione di miliardi di sinapsi. Le sinapsi sono contatti. Allora c'è un progetto mondiale che si chiama, vediamo, eccolo qua, Connectoma. Sarà mai finito? Non lo finiranno mai, perché vorranno, lo vedete questo qua, questo l'hanno fatto in un piccolo animaletto, queste che voi vedete sulla destra, i collegamenti. Voi ne rendete conto, studiare tutti i collegamenti che c'è in un nodo rispetto, no, a questi 1 milione di miliardi di collegamenti. Quella che voi vedete, quella là, quella non è un finto. Anche a Catanzaro la si fa, anche all'università da noi, non certamente solo da noi, nella trattografia. Cioè, voi sentite parlare della sclerosi plaque, per esempio, purtroppo, una malattia demielinizzante. I neuroni sono circondati da del grasso che si chiama mielina, e se questo è salsicciotti di grasso vengono a mancare, il neurone non fa più correre il messaggio. Questi che voi vedete sono tutti neuroni rivestiti di grasso bianchi, e la trattografia mi evidenzia tutte le strade che questo 1 milione di miliardi di neuroni fanno con questi abbracci sinaptici. Ok? Questa è la tecnologia che ci rende. Guardate qua, questa è una PET, il linguaggio, eh? Noi si sa, ma non vuole entrare. Voi mettete in una macchina di queste e vedete laggiù, è Hearing Words, ascoltare le parole. Quando voi ascoltate me, ora io parlo, quando voi speaking words, io sono questo, quando parlo mi si accende e lo vedo, perché il sangue mi va lì, soprattutto dove io attivo quella zona del cervello, quindi nel lobo frontale, l'area di Broca, sto parlando. Voi mi si accende quella più posteriore, l'area 22 di Wernicke, per sentire, ma guardate, vedere le parole. Se voi vedete una parola, vi si accende l'occipitale, perché è il lobo della vista. Thinking about word, pensare, io sto a pensare e vedo le parole, perché se penso a un animale mi si accende altre cose. Sembrano cose fantascientifiche, ma non è così. Tutte cose provate. Ci sono delle zone del cervello, c'è una malattia che si chiama prosopagnosia. Chi di voi è morto, Oliver Sacks, quel libro bellissimo, un grande neurologo e divulgatore, l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Cioè, c'aveva questo uomo una piccola emorragia al lobo fusiforme del lobo temporale. Questo tornava a casa e non aveva più la capacità di riconoscere i volti familiari. Non quelli, i familiari, perché noi abbiamo una zona dedicata ai volti che ci sono familiari. C'è una bellissima storia, non ve la racconto, c'è tempo. Ok? Allora, veniamo alla tecnologia, questa qua, ok? Del cuore, per esempio, no? Vedete, questo è il cuore, c'ho un bel infarto, c'ho un trombo, si chiama. Sì, tanto tutta roba mia, voi siete giovani, non mi interessa. C'ho un'occlusione di un vaso qua. Oggi, quando io studiavo, si diceva, mamma mia, abbiamo un infarto, provano, perché si curava con i farmaci fibrinolitici. Cioè, se ho un tappo, gli do un farmaco che mi scioglie il tappo e mi ricanalizza il sangue per scorrere. Oggi si fa anche così, ma soprattutto si fa un discorso meccanico. Si va proprio idraulico, come quando si stura un lavandino, che è uguale.
si prende una, un tubo, con, si passa dai vasi, si arriva, si toglie meccanicamente, non sto scherzando, e ci si lascia in questo tubo un tubo che si chiama stent. Se voi avete un tubo che si afflosca, lo stappate e ci mettete un tubo dentro, questo si può afflosciare quanto vuole e c'è il tubo, ok? Eccolo qua il tubo, lo vedete? No, non vedete nulla? Eccolo qua, questo è un tubo, vedete queste maglie? Eccole qua, questo è il reale, queste sono le maglie che si mettono per non far cedere una coronaria che prima era chiusa e si vive tantissimo. Allora, diciamo, va bene, che cosa vi posso dire? Vi dico di questa, e chiudo questa. E poi vi faccio il discorso sulla tecnologia. Allora, come si fa per un bambino? E qui c'è il discorso che si diceva prima. La generazione deve essere spontanea o artificiale? Se naturale è buono, la generazione non può essere artificiale, generare un bambino, dico, e qui ci stanno le idee che sono diverse, ok? C'è chi sostiene che la generazione di un bambino o di una bambina deve essere esclusivamente un fatto naturale. Se una coppia non li può avere, non ce li ha, adotta, ok? Questa è una posizione. Non vuole adottare, non ha figli. Non si può avere tutto dalla vita. C'è chi invece dice, no, guarda, il concetto di naturale è un concetto che non si sa il che vuol dire, perché da sempre, vi ho fatto vedere, si discute su che è naturale e che non è artificiale, naturale, che il naturale sia bene o male. Per cui, se io ho una coppia che vuole avere un bambino, la, ecco perché vi ho detto prima, la scienza, i valori, i risultati della scienza non sono scambiabili, importabili nel mondo dei valori. Questo è chiaro. Ma la scienza ti condiziona il mondo dei valori. È chiaro, no? Se io dico a una coppia, guarda, voi non avete bambini, perché per questo si sa. Se però tu prendi lo spermatozoo del tuo marito e con questa tecnica di fecondazione che io so, l'ho sperimentata e funziona, te tu puoi avere un bambino. Questa è la scelta morale, figlioli. Perché vedete, le scelte morali, la morale nasce quando c'è la scelta. Perché quando non c'è il rimedio, che morale è? La non c'è. Perché quando questa possibilità non c'era, tutti gli erano morali, i bambini non li potevi avere, ma morale di che? Di nulla. Gli era un dato di fatto. Come rassegnarsi alla morte, tutti si devono morire, che moralità è? Nulla. Ma qua quando ti si prospetta l'alternativa, io sono un cattolico, no, 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 io non sono. Allora, io sono un cattolico e dunque non accetto la fecondazione artificiale. Prima della fecondazione artificiale non c'era problema, ma quando c'è la fecondazione artificiale lì si vede la mia fede cattolica. Ci siamo? Lì l'è messa veramente alla prova. Tutto lì. Questo nasce nel 78. Perché vi dico questo? Quando filosofie, religioni, quello che volete voi, sono contrari a una novità della scienza, si dipinge questa novità in termini negativi, tipo Galileo. Che cosa si diceva? Perché faccio vedere sempre questa storia qua. Perché si diceva nel 78 che i bambini, questi chiamavano bambini venuti dal freddo. Perché venivano dal freddo? Perché questo è un contenitore d'azoto liquido dove si mettevano gli spermatozoi a meno 270. Allora si diceva, questi bambini che vengono, che nascono per mezzo di questi spermatozoi congelati, daranno 12 lingue, 13 occhi, 12 piedi, veramente così. Ma sappi tu che malformazioni c'hanno? Non si sapeva niente. Ok? Ecco il discorso del principio di precauzione.
Allora, con gli esperimenti, oggi ci sono al mondo più di un milione di questi bambini, ok? Ecco, questo è il premio Nobel, gli hanno dato il premio Nobel a questo, che vedete come è relativa alla vita, no? Alcuni religiosi lo ucciderebbero e altri gli hanno dato il premio Nobel. Ci siamo? Voi dovete decidere, eh? Qui non siamo a fare indottrinamento, ok? Il discorso è questo, ma quello che invece vi voglio dire è che tu non puoi denigrare una tecnica per motivi morali in termini tecnici. Te devi dire, io non la condivido, ma non che fa nascere mostri, perché mostri la unità. Sono perfettamente sani come voi, per cui tu devi dire, ecco la scelta morale, io non la condivido, vorrei un bambino sano, perché con questo è sano, ma ho i miei principi e io rimango senza bambino, ok, ma non puoi dire che appunto la tecnica ti genera mostri. Chiudo con questa storia qua, chiudo. Ci sono altre problematiche che se vi interessano, ci stanno, ve l'ho date tutte le diapositive che non vi ho fatto vedere. Finisco con questo, ve l'avevo detto all'inizio, la perfidia del disumanizzante. Bene, così si dice. Allora, qui non so se si vede, quando si è ascoltato il polmone, quando non c'era il fonendoscopio, si faceva proprio così, no? Respiri e si metteva, il medico metteva l'orecchio sulla gabbia torace, ok? Bene. Dopo, che cosa? Che lì il medico gli era proprio vicino e gli metteva, ci siamo? Poi dice, guarda, lo sai come si ascolta meglio il polmone? Con quel tubo lì di legno, però ci sta allontanando un po', gli è un po' cattivo quel medico, perché si sta allontanando dal padre. Questa è una provocazione che dico io, no? Poi si comincia col fonendoscopio e ci si allontana ancora di più per sentire i polmoni. Poi la tragedia, questa è una tragedia, perché quello mi viene sospetto un tumore, perché lì si stava ascoltando, lo vedete quello che si stava ascoltando, questo ve lo posso vedere io, questo c'aveva un tumore, ok? Bene. Un tumore che con questa sciagurata tecnologia, questa, che allontana il medico dal paziente, lo vedete là? Te tu potevi stare in intima relazione, abbracciato a questo paziente, ma il tumore, però tu gli volevi tanto bene, lui moriva, però te gli avevi voluto tanto bene. Al paziente del bene del dottore non gliene può fregate meno, vorrebbe che fosse curato per il tumore. Allora, il concetto qual è? La distanza tra il medico e il paziente. C'è oggi questa distanza? Sì, ed è la fortuna delle medicine alternative. Il medico di base, in generale sto dicendo, il medico dell'ospedale, per mille motivi non sto a discutere, non è che dialogano molto con i pazienti, questo può essere un dato di fatto. E difatti le medicine alternative sfruttano questa assenza di dialogo per stare a ragionare dell'omeopatia, dell'ideologia, della sostanza che cappero, non so, bene, ma tutti e guardate, il dialogo è il primo atto terapeutico. Oggi lo sanno tutti. Voi sapete cos'è l'effetto placebo? Quando tu gli dai a una persona una mollica di pane la notte, un dorno tu gli dai una mollica di pane, quando precedentemente tu gli hai dato un ansiolitico e gli ha dormito, te gli dai il pane e quello dorme, ma quasi matematico. E perché? Perché oggi si sa perché. Perché l'aspettativa di una serenità, di una speranza di dormire, ti fa scatenare nel cervello molecole, le endorfine e tanti altri neurotrasmettitori che ti aiutano. Se gli è chiaro che il dialogo medico-paziente è il primo atto terapeutico, questo non c'è dubbio, però
però non si può dire che la tecnologia Tukul, allontanando il medico al paziente, fa del male, fa solo del bene, perché la distanza tra Roma e Parigi è una distanza oggettiva, uno la misura ed è quella lì, ma la distanza tra un medico e un paziente, chi la stabilisce? La stabilisce il medico e il paziente. Non è che se te tu gli dici a un paziente vai a farti la TAC a Cosenza, lontano, quando quello ti dona quel referto, tu lo, c'è scritto nel referto della TAC che tu lo devi abbandonare. Dove c'è scritto questo? Te tu gli hai fatto un grande bel servizio, perché invece di ascoltarlo così vicino vicino, tu l'hai mandato dove c'era una TAC, ti ritorna con una prognosi purtroppo brutta, ma lo devi abbandonare, assolutamente. Per cui la distanza, ricordatevi, più grande di tutte è una sola, quella dell'indifferenza. Si può essere vicinissimi, ma essere l'uno all'altra indifferente. Grazie. Grazie professore, dopo l'intervento